Motoi? Addirittura? Guys, he's not moving. Hey, come on, brother! Stay with us, yo! Huh? Who are they talking about? Di Motoi, era lì per terra. I was not prepared for such tragedy today. Guess you should fear the Reapers. Is that Motoi? Perché non... Io continuo a non fidarmi di Motoi. Ma senza cattiveria, non... Hope that wasn't a sign of what's to come. Non riesco a fidarmi. I had another vision. Vision? Yeah, of the future. Sometimes they just pop into my head. Can't really explain why, though. Huh. Like a bad dream, but more ominous. What precisely did you see? I saw Motoi lying there. Oh, dang. Our daily tidings? Maybe that vision of yours got something to do with today's mission, yo. Molto probabilmente. Expand your turf and aim for total control, or erase the target and aim for the top. No, di nuovo. Is... No way. How could they? This cannot be. Shoka. Like, oh, oddio, pensavo fosse di nuovo. Were exempt from being made targets. Pensavo fosse di nuovo me coso, too, Zuffa e Baruffa. I don't believe I was speaking to you. Of course you weren't. Why would they do this? Think it's because of all that stuff Kitty Girl said yesterday? Perhaps her remarks won the Game Master's ire. Certainly didn't get on our good side. I worry our chances of besting a Reaper in combat are rather slim. And knowing this forse la prima volta che sconfiggiamo un demone. No way she'll go down without a fight. That's even better, yo! Don't know about y'all, but I am pumped! That makes one of us. Aye, let's bounce, team! Anche perché per Bit non è la prima volta a sconfiggere un demone, quindi. If that was her I saw in my vision, then she's at least tough enough to take down Motoi. If I can figure out when and where they face off, maybe I can stop them from fighting. It's Motoi! Alleanza? No, e quella foto lì, Erin, una performance magnifica, quella di essere free, poter offrire assistenza. Ah, quindi ci ha aiutato veramente. Like a trap. Effettivamente. Ma il palloncino. If you want your wet clothes to dry, hang them where water's in short supply. Eh beh, un po'. Ma qual è un quiz quelle frasi? Cioè. He's got a point. No telling what'll happen today. Better keep my wits about me. Molto generali ste frasi. Finché piove tu ti bagni, che grazie al cazzo Motoi. Finché piove ti bagnerai, a meno che al coperto non resterai. Te, sono diventato another. Quindi oggi si comincia da Central Street, eh? Vediamo il messaggio. E così si comincia. Come butta, giocatori? So che non ci crederete, ma... Lo sapevo che era Zuffa e Baruffa, di nuovo. Cioè, io capisco che c'è l'obiettivo, ma perché Zuffa e Baruffa dura un sacco come missione, Zuffa e Baruffa? Oggi potrete di nuovo sfidarmi in Zuffa e Baruffa. Di nuovo questo tizio. Oggi ci saranno scintille, questo è poco ma sicuro. Perché? Perché Shibuya stavolta è divisa solo in tre misere aree. Reggersi forte e aspettare che passi la tempesta non vi basterà. Dovrete partire all'attacco se oggi volete vincere. E vedete di non dimenticarvi del bersaglio, ragazzi. Dateci dentro, ci rivediamo dall'altra parte. Solo tre misere aree. Meglio darci una mossa o finiremo per essere cancellati. Già, non mi piace per niente. Una di queste aree sarà anche la posizione del bersaglio di oggi. Questo non ci lascia molto tempo per cercare Shokina. Anche se è vero, non capisco perché abbiate bisogno della mia opinione. Lasciate a me di fare mazzate, io! Così lascio a voi tutta la parte del pensare. D'accordo. Sai, Bit, quando sorridi, dai la sensazione che tutto alla fine andrà bene. È il fratellone. Effettivamente non ho detto nulla di sbagliato. Ok, quindi è una Zuffa e Baruffa a tutti gli effetti. E già solo il primo premio, il terzo premio, sono 50.000 yen, che sicuramente schifo non fanno. 50.000 punti mi sembra un obiettivo fattibile alla fine, giusto? La base iniziale Central Street. Ricordi gli indizi di ieri? Sì, era Motoi, voleva aiutarci. Dici davvero? Allora forse non è così cattivo. Let's have a look. Non lo so,
Cioè, non perché è Tiberia, ma non riesco a fidarmi. Non riesco a fidarmi di nessuno delle altre squadre, ma non perché siano cattivi o altro, ma perché semplicemente non mi danno modo di fidarmi di loro. Non mi fido. Certo, uno potrebbe dire la stessa cosa dei demoni e anche tutto il resto, per carità. Per quanto se ne dica, potrebbe essere solo Kubo l'unico che è sincero fra i demoni. Giocare in difficile, soprattutto contro i corvi e contro le rane di questa settimana, ti dà un sacco di soldi, perché la spilla del corvo, a parte che ne otteniamo una marea, e quella della rana, vendendole ci guadagniamo mica male. Allora, io devo ricomprare questa qui, perché ho scoperto come si fanno a far evolvere alcune cose. Quindi la ricompriamo e credo di ridarla a Bit per farla livellare, e una volta che sarà livellata e si sarà evoluta, la diamo a qualcun altro. Allora, che cosa possiamo mangiare e dove più che altro? Perfetto, vediamo se ci becchiamo qualche tipo di bonus. Sto giro è andata male. Peccato. Però, come vedete, a livello di statistiche, parliamone. Abbiamo avanzato di un bel po', soprattutto lo stile. Lo stile mi ci sono concentrato una certa, ho detto dobbiamo aumentare quello. Poi ci siamo beccati alcuni bonus mica male sullo stile. C'è da dire che c'è un po' di divario fra Frette e Rindo adesso, mentre prima erano bene o male allo stesso piano. Ed è stato un caso, non è stato assolutamente voluto. Nagi è un filo sotto di attacco rispetto agli altri, e tra parentesi Bit era quello più sotto di tutti e adesso l'ha superata a livello di attacco. Però intanto a livello di difesa è la migliore, e lasciamo proprio gli altri all'indietro. Dove andiamo prima? Col di Spagna o a Tipsy Tops? Col di Spagna è dei più rare, Tipsy Tops è dei varia beauties. Andiamo a col di Spagna? Anche se Giammoto ci ha detto buona fortuna, andiamo subito a invaderlo. Questo è un territorio dei Pure Art. Hey! Col di Spagna occupato dai Pure Art, giusto? Sì, questo è il territorio di Motoi. Il pazzoide più amato da tutti. Ben detto. Parlava di dare caccia all'obiettivo, giusto? Sì, anche se da allora non mi ha più scritto. Diceva che si sarebbe fatto sentire. Pensa che il fatto che l'obiettivo sia un demone sia una trappola. Accidenti. Se quella visione è corretta, Motoi potrebbe essere già nei guai seri. Forse dovremmo cercare Shoka insieme a lui. O magari cercarla insieme a lui è proprio il peggio che potete fare. Devo dire che è alquanto strano. Mi aspettavo molti più Pure Art in quest'area. Pensi che siano tutti a caccia di Shoka? Non vedo il problema. Straccieremo quegli sfigati come ho fatto l'ultima volta, giusto? Perché stare buono ad aspettare non è nel mio stile. Quindi diamoci una mossa e facciamola finita. Per me va bene, così possiamo intervenire se Motoi ha bisogno di noi. Andiamo a prenderci qualche altro territorio. Cioè, nel senso, qualche altro territorio, intendi questo o intendevi vai da Canon a prendere il territorio? Credo di aver sentito un rumore maiale. Vediamo prima nei negozi se c'è qualcosa di nuovo. Ok, dei cappotti, potenziamento attacco per Nagi. Ok. E catene spesse, aumenta la durata dell'incatenamento. Ok, questo non mi interessa moltissimo, anche se a livello di statistiche non è male. Il cappotto lo prendo volentieri per Nagi. Cioè, sbloccato qualcosa di nuovo? Sì, una giacca. Potenziamento attacco per Rindo. Bene, 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 bene. Tanti soldi a questo giro ce li abbiamo. Vorrei andare al negozio quello là per ricconi, per comprare un po' di cose, ma più che altro per aumentarlo di livello, perché quello è l'unico negozio che abbiamo ancora forse sotto. E tu non hai niente di nuovo. Va bene, ti ringrazio. E andiamo a combattere. Eh? Che cacchio fate qui? Dovete andare a cercare l'obiettivo. Non venite a rompere le scatole a noi. Anche perché non credo ci sia un grande modo per ottenere. Grandi punteggi oggi, o sbaglio? Cioè, ci sarà sicuramente un metodo tutto fatto apposta per ottenere grande punteggio, ma secondo me questa è una di quelle giornate in cui i punti te li fai veramente solo farmando e basta.
Perfetto, distrutti tutti. Questa è una di quelle giornate che secondo me devi studiarti perfettamente cosa devi fare, come, quando devi, boh. O magari dopo aver combattuto queste zone sblocchi un sacco di punti. Oh cavolo, siamo bersagli facili qui. Deve essere uno di quei più idioti. Ovvio, questo territorio è la mia responsabilità. Guten Tag, Herr und Frau. Stavamo cercando proprio te. Sono lusingato, ma restare a combattere non sarebbe una saggia decision. Decision, forse. No, meglio darsi le gambe. Quel tipo potrebbe essere un atleta. Bisognerebbe dirgli che scappare non gli servirà a salvarsi. Davvero? Sembra che stesse scappando verso quelle scale. Allora mi sa che andremo anche noi da quella parte. E se invece tornassimo dall'altra parte? Cioè andassimo verso i vari beauties? Non puoi scappare, più idiota! Sembrerebbe così. C'è la fin, la sconfitta è vicina. Ma poi... 2 metri si è fatto, è salito le scale. Questo tizio mi fa quasi troppa pena per prendermela con lui. Però, se non ho via di scampo, allora tanto vale farsi valere e combattere. Sì. Non capisco perché appaia così rilassato. Dici? Oh, povero, povero, povero me. Effettivamente sta mentendo. Io rindo. Che succede? Ci ha fregati di brutto! Ci sono più Rars ovunque! Eccomi. Eccomi qua anche io. Credo che in gergo militare questa prenda il nome di attacco tenaglia. Dannazione. Wow, oh no, ci hanno circondato. Tranquilli, contro questi idioti potrei combattere anche bendato. Facciamogliela vedere, io. Hai ragione, Beat, o la va la spacca. Poi siamo a livello 50, che ti frega. Spaccali. Falli fuori, sti idioti. Che novità, forse è la prima volta poi che ci fanno l'attacco a sorpresa. Mamma mia, Rindo. Sono in 3, sono in 6, wow. Questo sì che sarà difficile allora. Mamma mia. Voi non avete capito contro chi state combattendo, fratelli. Perfetto. Allora, facciamo così. Combattiamone uno un attimo. Perfetto, bravo Beat. Vai di nuovo col centro gravitazionale. Perfetto, così ne abbiamo presi tutti e 6 in una botta sola, mamma mia. Gli spacco la faccia a tutti. Benissimo, allora. Ah, peccato. Bene, ce n'è ancora uno? No, finiti già. Volevo fare un altro giro di buco nero, ma andata così, va bene quale. Madonna mia, rango S, cioè neanche il tempo di combattere gli abbiamo dato a sti poveretti. E noi ci preoccupavamo pure. Abbiamo conquistato Colt di Spagna. Visto, che vi avevo detto, quelli sono tutte chiacchiere. Eppure non mi dispiacerebbe se parlassero di più e combattessero di meno. Almeno ora l'area dovrebbe essere sotto il nostro controllo. E se adesso ci hanno fregato invece la zona prima. Hey. Il vostro demone preferito ha notizia rovente per voi. I Witch e Twister hanno conquistato un altro territorio. Il che significa che i Pure Hearts sono ho parlato troppo presto. I Pure Hearts sono vivi e vegeti. Da non credere. Lancia coccole. Spara una scarica di 3 proiettili radianti al bersaglio. Poi un colpo finale respinge il nemico. Vediamo. E a proposito di Pure Hearts, così salvo pure la faccia, hanno appena conquistato un territorio. Non ci credo. L'hanno preso a noi. Ragazzi, una guerra così appassionante non si vede da tempo. Ve l'hanno fatta, Twisterucci. È quello che si rischia quando si vuole reclutare poca gente. Non è che abbiamo avuto possibilità di reclutare tanta altra gente. Questo spiega perché sembrassero così pochi. Il grosso del loro contingente era impegnato a Central Street. Col cavolo che gliela faccio passare liscia. Andiamo subito a Central Street. Contaci. Ancora niente da Mutoi. Spero che stia bene.
E se andiamo invece dai vari abilities, che dici? Sete di PF infligge danno, ripristina una piccola quantità di PF alla squadra, all'ammontare ripristinato relativo al danno causato. Ah, vabbè, interessante. 219 di meno di quello che abbiamo adesso, ma si evolve. Va bene, proviamola, vediamo com'è. Allora, la spilla che ho dato a Fred ci sta, è veramente buona. Ripristinare i punti è davvero un'ottima cosa. E il giubbino quindi che abbiamo appena preso, quello di... che aumenta l'ammontare di punti ripristinati, potrebbe essere veramente un'ottima combinazione al momento. Potrebbe essere un'ottima combinazione. Nonostante comunque i proiettili di ghiaccio fossero tanta roba, voglio provare l'attacco di luce, però ho paura di perderlo. Potrebbe essere veramente interessante potenziare il nostro, la nostra rigenerazione. Perché sì, è vero che ci mettiamo un sacco a ripristinare la spilla. Però se gli mettiamo gli occhiali col naso e appunto il giubbino, possiamo avere ricarica più veloce della spilla e guadagno maggiore di punti vita. Però voglio provare l'attacco prima. Perfetto, vediamo com'è. Carino. Pensavo fosse meglio l'attacco di luce, ma non mi lamento, non è brutto. Esteticamente ci sta il fatto che lanci i proiettili di luce, anzi raggi laser di luce in tutte le direzioni. Non male i proiettili di luce, davvero davvero non male. Questo però ci porta a cambiare quindi vestito. Ci abbassa un po' le statistiche, ma quel potenza e guarigione non è male. Questo invece lo sostituiamo con questo. Ci toglie l'attacco, è vero Fred, e questo è un problema. Però la spilla la riattiviamo più velocemente. Che dici? Che perdiamo un bel po' di attacco. Ti dico questo, perdiamo un bel po' di attacco, ciccio. Vabbè, recupereremo. Quale maiale sarà? Non lo so, scopriamolo subito. Oh no, elettrico e ghiaccio, fantastico. Allora, questa potrebbe essere la volta buona che invece sblocchiamo una cosa che non pensavo avrei utilizzato. Un set bonus di spille. Non che mi interessasse, ma perlomeno ci teniamo le spille che ci servono lì e non tocchiamo. Cambia set, riproviamoci. Sì, non penso sia una missione difficile, però. Wow, mi è bastato un colpo. Mi sono bastati due colpi per farlo fuori. Missione difficilissima. Dio mio. Però incredibilmente salita di livello, attenzione. Allora, col di Spagna, c'è il barbecue che non ci andiamo da un sacco. C'è il barbecue, ancora Bit non ce l'avevo portato. No, non col di Spagna, Tipsy Tops, che è il territorio dei vari abilities. Esatto. Eccoci nel territorio dei vari abilities. Ah, la tensione si taglia con il coltello. Pare a me o quest'area sembra ben più grande di un singolo territorio. Solo qui ci saranno abbastanza varie beauties per tre aree. Capisco quello che vuoi dire. Pensi che ci andranno piano con noi? Visto che Cannon ha detto che ci avrebbe aiutati. Non ci servono gli aiuti. Io, diamo una lezione a questi pagliacci. Come vorrei avere la vostra stessa forza mentale. Oh no. Nagi, non dire queste cose, dai. Guarda un po', rindi alla banda. Ehi, Cannon! Allora, Fred, che cosa mi dici oggi? Dammi un secondo. Mi sento confortato dalla tua presenza. Oh, sei proprio carino. Oh, davvero. Oh, comunque, grazie per ieri. Siete stati di grande aiuto. Davvero? Certo, ci avete passato tutti quegli indizi, no? In realtà, credo che sia stato Motoi. Davvero? Ha aiutato anche noi, a quanto pare. Si vede che ultimamente si sente particolarmente generoso. Allora, qual è il piano di oggi? Ci conviene approfittare del giorno di vacanza della squadra capolista.
Ehi, aspetta, non voglio comportarmi come se fossi il comandante supremo. Per me siamo allo stesso livello, da leader a leader. Oh, certo, è solo che non ho la minima idea di cosa fare. Francamente giocherei al gioco come hai sempre fatto, anche se l'obiettivo di oggi è particolarmente interessante. Perché ci hanno chiesto di dannare un demone? Ehi, ma guardateli, Pappa e Ciccia. Ah. Ehi, Uzuki. Come butta, testa rosa? Vi rendete conto che parlando non si conquista il territorio? Non serve che tu lo dica, ma se devo combattere con qualcuno, credo che debba essere l'obiettivo speciale di oggi. A proposito, vado a vedere se riesco a trovarla. Bye bye. Ehi, testa rosa. Cosa c'è adesso? Da quando i demoni sono bersagli facili? Se stai parlando di Shoka, mi spiace, ma non posso aiutarti. Andiamo, devi sapere qualcosa tu. Tu sei un demone, no? Un demone di Shibuya. E come ti ho già detto, non andiamo esattamente d'accordo con quelli di Shinjuku. Che poi io mi sono reso conto che sbaglio. Continuo a dire Shinjuku, ma è Shinjuku. Ma però non riesco a togliermelo dalla testa. Quindi non ti hanno detto niente di niente? No, e se anche lo facessero non li ascolterei. Preferisco concentrarmi solo sulla sorveglianza. Dopotutto è il mio lavoro. Però i demoni li avete sorvegliati davvero poco. Gli affari loro non mi riguardano. Anche se mi ha sorpreso sapere che hanno scelto uno di loro. Sono solo contenta che per una volta non fossero uno dei nostri. Le cose si erano messe piuttosto male per me, ma sono riuscita a non essere cancellata. Aspetta, vuoi dire che anche i demoni possono essere cancellati? Come sempre capisci le cose al volo. Siamo vulnerabili tanto quanto voi. È così che ci tengono sulle spine. Non so se quella tipa le abbia fatto girare il Game Master o cosa, ma se volete proprio dettagli dovrete chiedere a lei. Buona fortuna, Witch Twisters. Eh? E adesso cosa vuole? Che cazzo vuoi? Sono sulle tracce di Shoka in questo momento. Di già. Dici davvero? Oui. Faccio solo la mia parte per aiutarvi, visto che sarete voi ad affrontarlo, ovviamente. Ti farò sapere quando arriverà il momento opportuno. Ok, ma stai attento. Non so come si legga. Che problem, andrà tutto bene. Oh no, un'altra. Non puoi camminare per strada, lo credi, senza che il terreno tocchi i tuoi piedi. Che cazzo vuol dire? Boh, vabbè, guarda. Lasciam perdere. Sono talmente banali come frase che veramente non forse non dovrei neanche analizzarle. Boh, vabbè, Motoi. Ti si vuole bene forse così come sei. Un cappello nuovo. Allora, prima di avanzare andiamo a mangiare insieme al nostro new amico Beat. Dai, mangiate, su. Vediamo, speriamo che qualcuno gli parta un bonus. Perfetto, 12 di attacco a Nagi e 7 a Fret. Mica male, bravi tutti e due. Spero di poter mangiare ancora una volta che avrò sconfitto i vari beauties. Però... Forse non mi basta, forse dovrò combattere anche contro qualche rumore. Allora, primo giro di nemici. 2, wow. I Piurarti si sono impegnati molto più di voi in questo. Perfetto. Andate. Madonna mia, io ti sfondo a craniate. Beccati questo. Perfetto. Bravissimo Beat. E poi col groove li stiamo recuperando istantaneamente tutti ogni volta. Cioè, col groove si evolve. Perfetto. Il lanciacoccole diventa il lancio amore. Si evolve ancora, si muta. No, questo è il massimo che ha. 14 secondi. Non era 12 prima? Vabbè, fa niente. Vabbè, 1103 di attacco, guarda. Ci sto anche alla differenza. Tanto questo era 10 secondi, voglio dire. Mal che vada, aspettiamo quei 4 secondi in più, però, cavolo. La possibilità di recuperare vita durante il combattimento, anche se poco, partiamo da quel presupposto, è comunque un ottimo guadagno, assolutamente. Non cambierei in questo momento la spilla, nonostante quella lì di ghiaccio fosse veramente
Tanta roba. Quella lì di ghiaccio era veramente un'ottima spilla. Sai cosa? Aspetta un secondo. Ah, oh, cavolo. Avessi ancora avuto la mia spilla di ghiaccio, cavolo. Il, come si chiama? Il pesce palla era perfetto per guadagnare un sacco di punti. Perché se lo congeli o lo blocchi nel ghiaccio, prima che quello sparisce, puoi fargli un sacco di combo extra. Madonna, mi sarebbe stato perfetto. Sarebbe stato perfetto combattere contro di lui ghiacciato sotto le rocce. Brava Nagi. Bravo Beat. Abbiamo delle tempistiche però brutte fra le varie spille. O comunque sono io che smash un sacco. Smashiamo un sacco e finisce che a un certo punto rimango senza nessuna spilla attiva. Però ce la riusciamo a cavare. Al massimo schiviamo per quei secondi che ci servono. E vabbè, niente di eccezionale abbiamo ottenuto. A proposito di niente eccezionale, aspetta un secondo. Io dovevo cambiare la spilla, Beat. Ok, era questa qui che si evolveva. Perfetto, quindi ridiamogliela un attimo a Beat. Il che ci permetterebbe anche di renderlo un attimo un po' più facile da utilizzare. Gli facciamo evolvere quella spilla e poi la cambiamo con la persona che la farà mutare effettivamente in quella che ci serve. Ok. Perfetto. E volate via tutti. Ci sono rumori? Strano. Ma c'è... Ma che pezzo di merda che sei. Vola via. Lo sapevo che c'era qualcuno nascosto. Perfetto. 200%. RTL 100%, grandi successi. Volate via tutti quanti. Mamma mia. Sti tornadi che fa Beat sono mega utili. Dai, allineatevi. Perfetto. Madonna, la combinazione Rindo-Nagi con ste spille è veramente fantastica. Dai, vieni qua. La spilla questa qui che fa i colpi di luce non è male. Non è male perché a differenza di quella di ghiaccio li spara tutti in avanti, quella di ghiaccio li sparava anche dai lati. Che per carità non è male, ma non è quello che ci serviva. Abbiamo un po' di spazio nella pancia? Direi ancora di no. Va bene. Andiamo e combattiamo contro l'ultimo disponibile. Che volete? Volete fare a botte? Va bene, venite qua. Cavolo, il come si chiama? Il camaleonte mi ha fregato perché non l'avevo proprio visto. Avrei dovuto sospettarlo, però... Vieni qua. Perfetto. E addio al lupacchiotto. Perfetto. Perfetto, e sono volati via tutti. E addio ai nostri carissimi Varia Beauties. Eh sì, it's party time. It's death time, bitches. Quanto ci voleva per prendere il premio? Non mi ricordo.
Perfetto, altri due livelli e questa ritorna all'evoluzione massima. È comparso il boss di questa zona. 25.000 punti per il premio base. Non arriveremo mai a 50.000, vero? Anche se, avendo visto Motoi crepato per terra, forse torniamo indietro nel tempo e forse c'è modo di recuperare un po' più di punti. Ma non punterei tutto su quello. Non punterei tutta la mia strategia su quello, perché credo ci sia veramente qualcosa di molto più preciso per ottenere tutti i punti che ti servono, vero gioco? Perfetto! 200%! Sai cosa sarebbe bello? Non mi ricordo in che gioco l'avevo vista sta cosa, ma tipo, mentre avevamo tutto il fuoco per terra, usare l'attacco di vento di Beat si combinava e diventava un attacco di vento e fuoco. In questo momento non ho in mente bene quale gioco fosse che aveva questa meccanica, che proprio c'era tipo il fuoco per terra, come stavo dicendo, e il fuoco lo prendeva e diventava fuoco vento. Però era una meccanica veramente figa. Era una meccanica davvero figa. Però veramente li stiamo devastando. Li stiamo devastando totalmente. E questa si trasforma. Perfetto. E i Witch e Twister hanno conquistato Tipsy Top Soul, ma ci hanno conquistato la zona prima. Quanto ci fai? Wow, finalmente ci siamo! Ma accidenti, Cannon non poteva dire ai suoi di andarci più piano con noi? Non mi sembra il tipo da fare favori a caso. Prende il suo lavoro molto sul serio. Va bene, vediamo. Hey! Bella, è ora di un nuovo aggiornamento. I Witch e Twister hanno messo le mani su un altro territorio. Il che significa che possiamo dire addio ai vari beauties. Andrà meglio la prossima volta, modaioli? Ah, strano. Ma non tutte le speranze sono perdute. Ricordate, l'obiettivo di oggi è ancora a piede libero. La temperatura continua a salire. Scommetto che la gattina vale un sacco di punti, yo. Questo spiega perché Cannon punta a lei. Perfetto, non mi aspettavo la sconfitta di Vire Beauties così semplice. Ritorniamo indietro ora. I Witch e Twister hanno invaso il territorio nemico, che prima era nostro. Riprendiamoci quello che è nostro, yo. Dobbiamo spicciarci, così avremo tempo anche per il bersaglio. A proposito di bersaglio, Motoi non si è ancora fatto sentire. Questo silenzio radio è preoccupante, considerando la visione che avete avuto. Secondo voi è davvero inseguito Shokin da solo? Potrebbe essere in quei seri senza nessuno ad aiutarlo. Ha bisogno del nostro aiuto. È quello che sto dicendo, yo. Dobbiamo riprenderci questo territorio adesso. Quindi muoviamoci. Ok. Allora, per far evolvere questa spilla, dobbiamo dare questa spilla a Nagi. Ecco fatto. Ok, stronzoni, combattiamo. Forza, Nagi, fammi evolvere quella spilla. Allora. Lo sapevo. Perfetto. Ridammi un po' di energia. Vieni qui. Niente, il fatto che volava l'ha salvato. T'ha salvato la campanella. Effettivamente è la prima volta che metto una spilla del genere a Nagi, mi sembra. E beccati questo e ridatemi anche i punti vita. Comunque, effettivamente, lo vedo bene Vita utilizzare quella spada lì, quella spada oscura. Ecco qua, a posto. Vediamo, non si evolverà mai effettivamente adesso, però. Forse se riusciamo ad uccidere anche questo il boss, forse la riusciamo. Ma non c'era tutta sta gente fino a prima, o sbaglio? Vabbè. Comunque dicevo, se riusciamo a sconfiggere questo e anche il boss della zona, forse riusciamo a farla evolvere. Dipende se
tutti i livelli bisognava farli fare a Nagi, perché per un attimo l'ha usata anche Bit, e quindi di conseguenza non tutti i punti esperienze che ha ottenuto li ha ottenuti lui. Cioè lei, volevo dire. Tutto questo solo per aumentare velocemente il counter. Beccatevi questo. Perfetto. Direi che ci siamo. Perfetto, bravo Fret. Madonna mia. Farli volare è strautile. Farli volare via è utilissimo. Vieni qua, Nagi. Brava, tesoro. Mi piace un sacco che continua a rimbalzare da terra e io lo faccio voler rivolare via con la folata di vento. Poveracci. Vediamo. Nah, non ce la faremo mai. Non con loro, forse. Non con loro. Ci servirebbe effettivamente forse combattere un rumore. Forse combattendo un rumore ce la potremmo fare, ma... vabbè, vediamo, vediamo. Victory is all but assured. 4 più... esatto. Probabili nemici. Lo sapevo che qualcuno sarebbe apparso. Dai Nagi. Perfetto. Ecco fatto. Ne sono rimasti pochi pochi ora. Perfetto. Dove sei? Mi dispiace per te, ma sei stato atterrato. E addio. Anche questa zona è diventata nostra di nuovo. Vediamo, ce l'abbiamo fatta. Ah, di poco, dannazione. Vendiamo tutte le spille inutili, va. Perfetto, hanno conquistato Central Street. Allora è fatta, no? Sì, credo che quest'area ci appartenga di nuovo. Vediamo se è così. Come ve la passate, Zuffomani? Ho delle novità per voi. Twist e Luce hanno riconquistato il loro vecchio territorio. Fin qui tutto bene. Anche a me piacerebbe vivere in un posto come Central Street. Ad ogni modo, tante congratulazioni a voi. Tutto qui? Ecco, esatto. Vediamo. Notizia lampo, la guerra di oggi è ufficialmente conclusa. I Witch e Twister sono i re di Shibuya. Per il momento, la guerra sarà anche finita. Ma questo non significa che non ci sia ancora da divertirsi. Il bersaglio è ancora là fuori, in attesa di essere eliminato. Giocate bene le vostre carte e potreste ottenere abbastanza punti da ribaltare la classifica. Detto questo, c'è una novità. La difficoltà del gioco è stata appena incrementata. E questo che cavolo significa? Se state cercando il bersaglio, avete 5 nuove aree da perlustrare. 5? Sta scherzando, vero? Cosa non darei per partecipare a un nascondino così epico? Voi giocatori non sapete quanto siete fortunati. Vabbè, divertitevi più che potete, ci sentiamo più tardi. Abbiamo controllato quasi ovunque, ma non ho visto Shukina da nessuna parte. Forse è meglio cercarla nelle zone che hanno appena aperto. Che dite di cominciare dall'incrocio pedonale? Per me va bene. Qualcuno che... no? Basta sparare. Lancia fino a 8 razzi al bersaglio e aggancia più di nemici per cambiare... ok, quindi questo... aspetta, però ho visto catene. Ah, così? Finita? Ma scusa... no, aspetta.
Era 20.000, non 25.000, o mi ricordo male? E rieccoci all'incrocio pedonale. Sciocchino ovviamente non si trova qui. Eh? Scommetto che è di nuovo Motoi. Dove sei, mio amico, all'incrocio? O quindi sei ancora lontano? Temo che Shoka mi abbia scoperto. Cosa? Perdonemoi se finirò per affrontarla al tuo posto. Non è un problema. Sono solo preoccupato per te. Niente paura, se dovremmo combattere così sia. Sono un po' nervoso, ma che sarà sarà. Vediamo. Sento un battito dentro al petto e so che il mio cuore è quel suono che sento. Wow. Aspetta, dove sei? Cavolo. Spero che stia bene. What? Come butta? Pare che Motoi stia per affrontare l'obiettivo di oggi. Un uomo d'azione come sempre. Cosa facciamo? Lasciamo che si occupi lui? Ma dopo la visione che ho avuto? Direi di no, non sappiamo di cosa sia capace gattina. Diamogli una mano, io! Giusto, mi hai tolto le parole di bocca. Però dobbiamo cercarla in 5 zone. Vediamo. Sarà un aiuto? Chi è adesso? È Motoi. In viaggio per Shibuya Steam, è lì che si trova Shoka. È piuttosto lontano, spero che riesca a resistere. Stai bene? E non risponde, ovviamente. I see. Quindi Motoi sta per andare verso lo Shibuya Stream? Pare di sì. Allora che stiamo qui a fare? Andiamo! Bene. Però scusami, ci hanno aperto le zone? No, non ci sono missioni. Va bene, meglio per me. Oh! Mi hanno aumentato una statistica che effettivamente era nascosta, il ritrovamento. Fret. Fret, bravo Fret. Perfetto, vediamo se la spilla si evolve e Tornado Fantasy, il mulino si sta per evolvere in... la brezza ovina. Perché? Perché c'è una pecora su un paracadute? Comunque abbiamo ottenuto due spille nuove. Una l'abbiamo fatta evolvere, una l'abbiamo ottenuta. Allora, una è questa. Evoca una tempesta di sabbia attorno al nemico, probabilità di seppellire. Non male, 8 secondi, buono. Mentre questa qua, buono, mi piace questa qui perché non è più tanti tornadi, nonostante l'area d'effetto dei tornadi fosse buona, ma è un solo tornado molto grande che sicuro prende anche i nemici in volo. Non male, non male. Abbiamo due aree libere, di qua e di qua. Credo sia indifferente dove andiamo, però a questo punto giriamo prima di qui. Vorrei comprare qualcosa qui, ma... Hello. Hanno veramente poca roba. Vabbè, giusto per fare un po' di compere, compriamolo. Ogni tanto bisogna far girare un po' l'economia, no? E guarda Nagi che... Madonna mia, Nagi. Va bene così, va bene così assolutamente. Ok, dal sottopassaggio credo che ci arriviamo, giusto? Esatto, hanno fatto una nuova zona passando da qua. Verso lo Shibuya Stream. Ma c'è della roba messicana lì. E quanto ci sta mettendo? Credo che ci abbia messo un po' perché era la prima volta che caricava questa mappa, forse. Che la stima, il mio cuore è con te, davvero. Ma ormai non posso più tirarmi indietro, no? Ci sei solo tu tra me e il mio destino. Destino, dovresti smetterla di leggere l'oroscopo. Cerca di restare con i piedi per terra, tesoro, perché non c'è modo che tu mi possa sconfiggere. Questo lo vedremo. Combatti la tua paura di combattere. Motoi, aspetta! È ora di dimostrare cosa sono capace di fare. Non mi aspetto nessuna pietà da te, gattina. Gattita. Va bene, l'hai voluto tu. Ma non dire che non ti avevo avvertito dopo che ti avrò fatto a pezzi. Così, un colpo solo? Già rinuncia al tuo destino? Motoi! Cacchio. Cosa ci fai tu qui? Non fare il timido, fatti avanti. Motoi. Ragazzi, non si muove. Dai, frate, resta con noi, oh. Come hai potuto? Non mi aspettavo una tragedia del genere. Allora bisogna avere paura dei demoni. Beh, sì? Non puoi morire, ci siamo appena conosciuti. Hai detto che ci avresti aiutato. Non può finire così, maledizione. Back in time. Ho fermato di nuovo il tempo. Non posso sprecare questa chance. No, non ho letto. C'era sicuramente scritto devo fermare Shoka, vero?